Quintilio! Centurione, che cosa sta succedendo? Che cosa vuole tutta questa gente? Vogliono parlare con il governatore. Sono guidati dai sommi sacerdoti del Sinedrio e vogliono che Pilato esamini un certo Gesù di Nazareth. Il governatore è impegnato, non può riceverli. Deve riceverci. La folla è in tumulto. Potrebbe scoppiare una rivolta. Vedrò che cosa posso fare. Sulpicio! Vai a chiamare il procuratore. Centurione, intanto fai rafforzare la guardia. Guardie, ai vostri posti! Succede, Quintilio? Perché ci hai disturbato? Perdonami, Ponzio Pilato, ma c'è una nuova questione che devi esaminare. Ci è stata sottoposta dal Sinedrio e riguarda un certo Galileo che predica. Non mi interessano i loro predicatori e i loro profeti, e tu lo sai bene. Un predicatore Galileo? Si chiama forse Gesù di Nazareth? Sì, è proprio lui. E il Sinedrio considera il caso di estrema importanza. C'è una delegazione guidata da Caifa in persona che sta aspettando. Hanno portato con loro quel Gesù e vogliono che sia tu a giudicarlo. Giudicarlo? Ed è venuto Caifa in persona? Ma allora la cosa deve essere importante. No, Quintilio, non voglio essere coinvolto nelle loro questioni religiose. Pilato, non ti impicciare delle cose di questo giusto, perché la scorsa notte, in sogno, ho sofferto molto a causa sua. Perdonami se insisto, procuratore, ma credo sia prudente evitare di offendere i sommi sacerdoti. La folla è in tumulto e basterebbe un loro cenno per far scoppiare una rivolta. E va bene, falli venire, li riceverò subito. Fate passare Caifa e gli altri sacerdoti. Procuratore, secondo il nostro giudizio, questo Gesù di Nazareth distorce i nostri principi più sacri e minaccia il patto fra Dio e il suo popolo, suscitando confusione, sgomento e bestemmie. Non posso occuparmi di quelli che cavillano sulla vostra religione. Le mie funzioni sono quelle di mantenere la pace e far rispettare Roma e la sua giustizia. Lo sappiamo, procuratore, ma quest'uomo minaccia anche il rispetto dell'ordine. Se non si trattasse di un criminale, non l'avremmo portato qua. Si fa chiamare il Cristo, che significa l'unto del Signore. E che ha fatto d'altro? Ha parlato contro Roma? Ha parlato contro l'imperatore? Beh, procuratore, non apertamente, ma ha fatto un trionfale ingresso in Gerusalemme, proclamandosi figlio di Dio e re dei giudei. Autorità che noi tutti gli contestiamo. Re dei giudei? Bene, allora vediamolo questo Gesù. Portatelo qui. Fatelo entrare! È questo l'uomo che considerate tanto pericoloso? Sarebbe
Sarebbe questo l'uomo che vuole essere re? Avanti. Avanti, non aver paura. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori, i miei ministri avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quel giorno. Ah, tu parli di un regno. Allora sei sicuramente un re. Sei un re. Tu lo dici. Sono nato per questo. E per questo sono venuto al mondo. Per rendere testimonianza alla verità. Chiunque cerchi la verità, ascolta la mia voce. E qual è, allora, questa verità? Quest'uomo è un sognatore. Io non trovo in lui nessuna colpa. Solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dalla Galilea, dove ha cominciato fino a qui. Pilato, non condannare quel Galileo. È un innocente, ne avrai solo guai. Mi avete presentato quest'uomo come un sobillatore, ma dopo averlo esaminato davanti a voi, non trovo in lui nulla di quanto lo accusiate. Pilato, ti prego, liberalo, non fargli del male. È un uomo giusto, non ti impicciare. Merita la morte! Distoglie il popolo dal pagare il tributo a Cesare, dicendo di essere lui, il Cristo Re. E allora prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Noi non possiamo dare la morte a nessuno. Solo Roma può giudicarlo e condannarlo. Cosa volete dunque che io faccia del re dei giudei? Che sia crocifisso. Alla croce! Ma che male ha fatto? Non trovo in lui nulla che meriti la morte. Lo farò flagellare in ricordo della giustizia romana, ma poi lo libererò. Centurione, portatelo alla colonna. Quintilio. Porta. Soldati. Controlla che il castigo sia esemplare, ma mi raccomando, non permettere che venga ucciso. Galba! Galba! Principe. Satis est.
Ma se un re avrà bisogno di un mantello reale. Prendiamo un bel mantello rosso per il nostro re. Ecco il mantello. Salve, re dei giudei. Ma un re non può non avere una corona. Prendiamo una bella corona. Guardate che bella corona di spine. Su, re dei giudei. Forza, ecco qua una bella corona. Ed ora manca solo lo scettro reale. Salve, re dei giudei. Inginocchiatevi davanti al re. Forza, riportiamolo da Pilato. Ecce. Uomo. Beh, cos'hai da dire in tua difesa? Parla. Chi sei? Che cosa vuoi? Vuoi proprio morire? Ma non capisci? Non capisci che ho il potere di liberarti o di metterti in croce? Allora, potere avresti se non ti fosse dato da chi sta sopra di te. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Quintilio, c'è ancora quella consuetudine che in occasione della Pasqua il procuratore può liberare un prigioniero già condannato a morte? Sì, esiste ancora. E noi abbiamo due prigionieri, Barabba e Gesù. Bene, lasciamo che scelga il popolo. Pilato ha preso la sua decisione. Libererà un condannato a morte. Sarà il popolo a scegliere. Andate a prendere Barabba. Segno di magnanimità e benevolenza, il nostro procuratore ha deciso di onorare la vostra Pasqua liberando un prigioniero già condannato a morte. Barabba, Barabba libero, libero Barabba! Oggi abbiamo qui due prigionieri. Uno, Gesù di Nazareth, accusato di ribellione per essersi proclamato re dei giudei. L'altro, Barabba, accusato di furto e assassinio. Chi dei due volete che sia liberato? Gesù di Nazareth o Barabba? Barabba, Barabba libero, libero Barabba! Che devo fare? Che devo fare dunque di Gesù chiamato il Cristo? Che sia crocifisso alla croce, crocifiggilo! Ma che male ha fatto? Non trovo in lui nulla che meriti la morte. Portatemi dell'acqua. Non sono responsabile di questo sangue. Vedetevela voi. Il suo sangue ricada su di noi e sopra i nostri figli.
Quintilio, procedi. Dunque, sia scritto. Barabba viene immediatamente liberato. E Gesù di Nazareth, colpevole di lesa maestà, per essersi proclamato re dei giudei, viene condannato ad essere crocefisso. Si esegua la sentenza.